pizza ci dice tanto pomodoro, cioè questo abbinamento indispensabile, un connubio. È il pomodoro che ci ha portato alla pizza. Senza il pomodoro, senza la nostra terra, sicuramente non avremmo avuto tutto questo successo. Noi ci abbiamo messo quel poco che serviva, ma i prodotti che vengono dalla terra della Campania sono una cosa veramente che ci aiutano molto. Io da che faccio le pizze ho sempre usato il pelato. E quindi vedo che le industrie ci aiutano, anzi se le industrie non ci avrebbero aiutato in questo punto non stavamo all'altezza di fare questi passi da gigante. Ci portano sempre un prodotto saporito, buono, ben accetto dai nostri clienti. Qui c'è Pasquale D'Acunzi, la Carmela. Figuriamoci, Si togliamo il cappello. Lo conosciamo, lo usiamo anche abbondantemente. Anche il buon San Marzano, insomma, c'è una vasta scelta nel... Vi ripeto, il San Marzano è quello che va per la maggiore, però ci sta chi preferisce il pelato italiano nel senso che è un poco meno acido, ci sta chi vuole proprio i pomodorini e quindi loro si sono adeguati a fornirci tutto quello che ci serve. Posso dire una cosa io? Io mi ricordo una cosa che mi ha detto una volta quando sono andato da lui. Uno deve tanto, io sono un chiacchierone. No, però questa è stata importante. Mi ha detto sì, guarda, il San Marzano è una chicca, chi lo vuole lo apprezza e lo richiede. Certo. E ovviamente ha un costo in più, però noi la pizza, che ha da meno il tuo pomodoro pelato normale? Ma che scherziamo? Ha detto, ma stai scherzando? Il numero grande si fa con il pomodoro italiano. Esatto. Mamma mia. È questo pomodoro normale. Mamma mia. Mamma mia. Ma lo proviamo, così no. Può... A modo suo, io assaggio già. Ma è italiano. Non è no, è normale. Bello, è il gusto che ci distingue, sì. Bello, molto bello. Il pelato va messo così sulla pizza, non frullato, schiacciato con le mani, che non si mette il mixer dentro, sennò non so, cambia sapore, non lo so. Io. Una volta perde sapore. Perde sapore. Un consiglio che possiamo dare ai nostri giovani che sono impegnati nel campo delle aziende conserviere, in agricoltura, nel mondo della ristorazione o comunque dell'arte culinaria, che consiglio possiamo dare? Ma no, non c'è da dare consigli, sono loro che ci consigliano a noi. I loro prodotti ci hanno fatto sì che noi facevamo un salto di qualità come pizzaiolo. Quindi non abbiamo proprio niente da consigliare. La pizza è un mix di cose, non ultimo il pizzaiolo, ma è un mix di cose che non può fare almeno assolutamente della farina, del pomodoro, dell'olio e del forno a legno. La parola pizza non è stata mai tradotta né in inglese né in giapponese, qui si chiama pizza. Se non ci aggiungiamo napoletana vicina non abbiamo quella differenza. Però le pizze sono buone pure quelle che si fanno a casa. Ecco, per esempio, fare una pizza a casa comunque riesci, ci metti un buon pomodoro sopra e alla fine la serata è allegra. Una cosa che mi è piaciuta, che è bella come messaggio. Voi dite sempre è la terra nostra che ci ha dato certi prodotti e il segreto è quello, certo. Lui dice noi dobbiamo lavorare non per noi, questo mi è piaciuto tantissimo. Per i nostri nipoti. È molto bello. Per voi figli, per me già i nipoti. Io ho due nipoti maschietti che desidererei, ma non so se ci riesco, vederli quel giorno che allargano una pizza. Speriamo vogliono. Io non posso prevedere tra 20 anni come sarà il mercato, saranno loro stessi ad aggiornarsi. Io credo che il mondo va sempre avanti, non può andare certamente, però partendo da quello che hanno avuto, dagli insegnamenti, perché se si dimenticano quello che il prodotto viene a mancare e poi non si trova, non è più quella bella pizza che noi senza siamo abituati. Ecco, bravo, ecco. Le parole me le mette in bocca Pasquale. Come? Ripetiamo. io ho fatto la memoria, non ci sono radici.